Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua! Finalmente ragazzi, vi sto portando quella che vi avevo promesso 3 mesi fa, ossia il Search and Destroy. Purtroppo ragazzi, è arrivato il triste momento. E infatti sono qui con Dexter. Allora, già l'altra volta mi ha fatto scattare un if, mi ha fatto scartare un if e già abbiamo iniziato male il nostro rapporto. Oggi però io ti farò scartare Messi Purtroppo, Mount. purtroppo. Perché Una ragazzi, come promessa. vi avevo promesso in un video fatto, no, non 3 mesi fa, ho detto una cazzata, era 2 mesi fa, dai, su. Avrei fatto il search and discard con Dexter, con Messi, Mottm, ragazzi. Eccolo lì, è già in posizione nella mia rosa. Ovviamente per chi non conosce questo tipo di sfida, in pratica, allora, noi adesso, come potete vedere, questa è la mia formazione. Adesso è scarna, ci sono solo i 3 giocatori di valore. Ovviamente ho messo Bonucci e Verratti che costano molto meno di Messi, perché Messi adesso guardate quanto costa, ragazzi. L'ho pagato 3.995.000. In pratica noi cosa faremo? A turno sceglieremo una delle posizioni nella squadra e praticamente la posizione chiamata, l'avversario dovrà scartare il giocatore che corrisponde a quella posizione. Esempio, se io chiamo l'esterno sinistro, Dexter deve scartare l'esterno sinistro. Quindi se Dexter mi chiama la posizione di Messi, che adesso non dirò perché se la dico poi me lo scarta all'istante, Esatto. io devo scartare all'istante Messi senza fare obiezioni. È divertentissima, ragazzi, questo. Proprio divertente, guarda, io già non trovo un cazzo dei giocatori. Adesso che ho trovato sti 4, 5 tots, 10, vabbè, ah no, l'ho trovati effettivamente un po' di tots, me li fai pure scartare e quindi È wow, che bello. il bello di FIFA. Dexter, io non so che giocatori hai messo nella rosa, dimmi un po'. Matuidi, poi Buffon, Otamendi e Alves. Ok, tu ne hai messi 4 giustamente perché io ho un Messi Mottm, quindi per sportività tu ne hai messi giustamente 4. Ragazzi, adesso sento il tuo Chi è? cane. Sento il È tuo cane. incazzato pure lui Sta perché deve avvelenato. scartare. Sta di sodi. No, non farlo, non farlo. Esatto. Allora, ragazzi, adesso noi cosa faremo? Visto che ci sono delle posizioni vuote nella rosa, adesso andremo a spacchettare dei pacchetti e i migliori giocatori che troveremo nei pacchetti che andremo a prendere li metteremo nella rosa. Ragazzi, allora, visto che sto facendo questo, è un suicidio praticamente. Adesso, manco iniziato il video, adesso dovete lasciare un like, dobbiamo fare record di like. Dobbiamo superare i 40.000 come nel video in cui vi promettevo che se arrivavamo a 40.000 like facevo questa cosa con Messi. Quindi, per sportività, lasciate un like. Esatto. E cosa farai? La farai con Ronaldo la prossima se raggiungiamo. Sì, chiaramente. Guarda, se arriviamo a 100.000 likes la faccio con Ronaldo. L'ha detto, eh? Sì, tanto non ci arriviamo, lo so che non ci arriviamo. Allora, primo pacchetto. Ok, attenzione, è Dai, lui. su, pacchetto Guazzard, dammi merda, voglio merda, non voglio giocare. Ecco, Mamma mamma mia, mia. un grande giocatore, mi è uscito per alta. Dai. Vai, Howard. Anch'io c'ho Howard al pacchetto. Il pelaticcio, Mastro Lindo. Oh, un grande giocatore mi è uscito. È aperto, Ah, vai. ok. Vai, 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 vai. sto già andando io Sì, comunque. Vediamo un anch'io. po'. Oh mio Dio. No. Per fortuna che non vale più tanto, Chi hai cazzo. trovato? Lam. Oh cazzo. Vai. Vai. Ok. Vai, Howard. Dammi qualcosa di schifoso, come al solito, che i tuoi pacchetti sono sempre pieni di merda. Attenzione, Vai, Howard. Messi! No, non è vero. No. Oddio, ti giuro, mi sono preoccupato. Te lo giuro. Ho detto ti è uscito Messi sul serio. Gameiro, ti imploro. Dammi merda. Ok, mi ha dato uno schifo di giocatore, perfetto. Oh, attenzione, dopo 4 pacchetti abbiamo finalmente trovato un oro raro. Ha dato. Coutinho. Io sono terrorizzato. Un Oh. altro. Oh. Io soldato. A me Al-Shamrani. Vabbè, no, un Mamma fenomeno. mia. Cioè, c'ha uno spazio tra i denti, gli può passare il treno, cazzo. Dammi merda, come al solito. Oh mio Dio! Chi è? Un grandissimo giocatore, Dominguez, 76. Ah, io c'ho Boetius. Vediamo un po' cosa mi dai di buono. Oh mio Dio, Krul. Sei proprio sicuro di volerlo fare? No. Te lo giuro, no. Oh mio Dio. Che poi, tra l'altro, cioè, questa sfida è doppiamente negativa per me perché c'ho anche la febbre. Quelli che mi seguono su Instagram lo sanno perché ho postato la foto del mio termometro ieri. Io giocherei con questa squadra così adesso. Sì, io c'ho 20 d'intesa, Io calcola. 26, ho vinto. Quindi devi scartare Messi subito. Sì, ma io ce l'ho tutti fuori posizione, calcola. Pure le caccole, aspetta, no. Le caccole fammele mettere in posizione, almeno le caccole. Anzi, no. No, perché sennò ti do. Perché te li ho detti i giocatori che mi sono usciti, quindi ti do indicazioni, se È no, no, vero, è vero, è vero. li lascio random proprio. Come se io me li ricordassi i giocatori. Beh, già però se ti dicevo Lam, È vero, è vero, è vero. capivi che era CDC, capito? Quindi adesso io ti chiamerò il CDC, lo sai. Quindi sei ancora in tempo per spostare Messi.
Te lo giuro, l'avevo messo a CDC. Oh cazzo. Era già partita male come cosa. Fammelo spostare, vai. Io lo sposto. Oh, ma fini che l'ho spostato. Mi chiami in altra posizione. Sono già in tezione. Allora, io ti chiamo l'esterno sinistro. Ok, perfetto. L'esterno sinistro, e adesso lo scarterò. Chi era? Vale più di Lam, eh. Davvero? È Barkley. Oh, Barkley. Ciao Barkley, tocca a me. Vai. Io adesso ti chiamerò il CDC. Silenzio e risata isterica. Dai! Ti avevo fatto la finta. Non ci credo, no, è Messi. Non ci credo. Cioè io ti ho detto, io ho pensato, vabbè, sono buono, gli chiamo il CDC, dai, così almeno iniziamo. Che so che ci ha messo una pippa, veramente è Messi. Sì, te lo giuro. No! No! Ti giuro, io l'ho fatto per te. Io avevo fatto il bastardo. Te l'avevo, avevo fatto la finta, ho detto mo lo sposto, e invece non l'ho spostato, ho detto non chiamerà mai il CDC. Oddio, fa male, fa male. No, no, non voglio vedere, guarda. Metto le mani davanti alla telecamera perché 11.000 crediti mi dà se lo scherzo. No, non voglio vederlo, cioè. Io farei finire il video qua. Ragazzi, è stato un piacere. Oh, mi è caduta la connessione. Esatto. Oh, no, non lo posso scartare. No, ragazzi, allora, aspettate. Dovete almeno mettere un mi piace adesso. Almeno. Ho anche la febbre. Anche la febbre. Mi sento male per te. Scarta. Uno. Due. No, non lo fare, non lo fare. So come ci si sente, amico mio. Ho scartato Ronaldo. Ho scartato Ronaldo. Vaffanculo. L'ho scartato. No, aspetta. Mi sta dalla rotella della schiena. No, ragazzi, non ve lo giuro, non è errori di server. Eccola là. Aspetta, ah no no, ok, non mi ha fatto uscire da foot, perfetto, perfetto, ok. Ma ce l'ho ancora, Messi, lo devo fare un'altra volta. Cioè, tu hai idea, è come se tu ti volessi sparare in testa, esatto. No? E non parte. Quando trovi il coraggio di farlo, non c'hai, cioè, ti rendi conto che avevi lasciato la sicura nella pistola. È andato. Mi sento stuprato. Mi viene voglia di scartare adesso un giocatore a caso, Toz, però non lo farò. L'avete visto i crediti che sono saliti, ragazzi? Non l'ho fatto sparire da qualche parte. Non è da nessuna parte il mio Messi. In lista trasferimenti è vuota. Sì, falla vedere, se no. Perché va a finire che sicuramente, esatto, non ci credono. Guardate, guardate, non c'è. Non c'è Messi Mottm. Non c'è, assolutamente non c'è. Vedete, qua ci stanno gli oro, quindi Messi Mottm non può esserci. Questa è colpa vostra. È anche un po' colpa mia che sono stronzo, che ho lasciato CDC Messi. Però la devo vincere questa sfida. Ho già scartato Messi, quindi già di questo episodio sono già lo sconfitto. Però voglio vincerla moralmente. Ti devo far scartare tutti i tozzi. Vai, e puoi farlo da ora. Da ora. Portiere. Ok. Portiere. Chi era? Vediamo chi è. No, è perché è la suspense. Riccardo Carvalho. Fanculo. Immagino il dolore che stai provando. Sì. Ah, oddio, Riccardo mio. Bene, tocca a me. E io ti chiamo l'esterno. Non ho detto ancora quale. Quale? Voglio sentirti tremare. Esatto, sono tranquillo, vai, dimmi. Ah, vabbè, esterno sinistro. Vaffanculo. Ma tu c'hai una telecamera nella mia stanza? No, no, non è, hai detto sono tranquillo. Ti volevo... La tattica del cercare di bleffare non funziona con te, a quanto pare. Ma che cazzo? Chi ti ho preso? Bonucci. È il migliore insieme, cioè dopo Messi in questa rosa. Perché poi c'è Verratti che vale meno di Bonucci. 2 su 2, ragazzi. Ma vaffanculo! Io te l'ho detto, tu c'hai delle telecamere. Guardati alle spalle. Ti sto monitorando col cellulare, ragazzi. Che cazzo? Che poi Bonucci, scartare Bonucci mi dà quasi gli stessi crediti di Messi. Eh beh, sono più o meno due giocatori simili. Tu è bello che ne hai 4. Io ne ho 4. Sì, dai, almeno. Ne hai 4. Adesso me ne devi far scartare uno. L'attaccante destro. Ok. Ok. Lo devo fare. Boetius, ti devo scartare. Ciao. Oh Cristo. Ti prego, no, non me lo indovinare subito. Ok. Dai, sul serio. Non me lo indovinare. Alla ricerca di... vabbè, dai. Sarei un mago. Sì, sarei un mago. Verratti non può
sicuramente essere il terzino destro. No, e infatti il terzino destro è esattamente Dominguez. Ok, dai, fai. Lo storico Dominguez che... Oh, addirittura 304 crediti, minchia. Allora, difensore centrale... Destro. Ah, Gameiro! Oh, alleluia, qualcuno... Era Toz? No. No, pensavo... Era Gameiro 79 che se ne va. Saluta tutti, 316 crediti. Ti farò scartare il... portiere. Oh, dai, no. No, non mi dica Verratti. No, infatti è Leonardo. Infatti, sospettavo io. Quali posizioni libere ti sono rimaste? Che non me le ricordo. Allora, ATT, COC, CDC, esterno destro, TD, DCTS. Il COC. Boom! Soldato. Chi è? Ma non è possibile che non hai azzeccato nemmeno uno finora. Ma cioè, ma ce n'hai quattro! Ma li hai messi tutti insieme? È soldato! Vai, tocca a me, io sarò subito rapido e indolore. Difensore sinistro. Aia, che male. È il migliore nella mia squadra, fondamentalmente, dopo Verratti. Lam. Dai, ora, ora per forza uno ne becchi. Cazzo, quali... Cioè, ti sono rimaste libere... 1, 2, 3, 4, 5, 6 posizioni. Esatto. Ce n'hai 4. Uno lo devo beccare. ATT sinistro. Oh, l'ha beccato, finalmente. Alleluia. Chi è? Matuidi, dai. L'hai beccato. Oh, quello che costa di più. 250.000, 450.000. Acquistato per 365. Dai. Che bello. Ne vale la bello. Pena. Dai. 3, 2, 1. Non voglio guardare. Mi viene da piangere, però. Io ho scartato. Lui ha scartato. Io ho scartato. Ha scartato Messi. Sti cazzi. Scartiamo Matuidi. Ciao. Allora, mi sono rimaste libere. I due AT. COC. E D. DC destro e TS. DC destro. Oio. Ah, ti ho sempre amato per alta. Però dobbiamo separare. A te ti è rimasto? Esterno destro, CDC, DC, TS e TD. Sono più i Toz. E D. Ah, e l'hai beccato il Toz. Chi è? È Alves. Ah, che bello. Quanto vale? Vale tanto. Dai, 105 a 175 mila crediti. Oh, che bello. Ti sto beccando i migliori a quanto pare. Ciao, ciao, portiere. Ciao. Ah. Ciao. Ti devo scartare. Vai. Pensa a Messi, ok. Le mie posizioni sono 5. Perché? Ah, perché hai iniziato tu. È perché ho iniziato io. E che palle! Sarà mica l'attaccante destro? No! È Krul. Sarò la sta Verratti. Allora, io dico, visto che tu mi hai chiamato il CDC, io dico TD. Cioè? TD. Ah, TD. TD è Buffon. Toz. Ah, te li sto beccando tutti di fila. Te ne è rimasto uno. Chi ti è rimasto? È Otamendi. Quanto vale Otamendi? Detto Ota merda, 100.000 tipo. Ciao, okay, Buffon. Intanto scartiamo Buffon. Ciao. Dai. Ha tirato un bestemmione, l'ho sentito. Il commento tecnico di Buffon. Vai col CoC. Verratti. Tu non ci... Granqvist. Mi ci hai fatto credere, eh? Ah, Granqvist. Sintonizzati, dai, puoi vincere. Hai scartato Messi, ma puoi vincere. CDC. Accidenti. Coutinho. È un fintissimo accidente. Lo sapevo. Quindi, vai. A te sono rimasti la T sinistro, l'ED e il TS. Ora ti faccio cagare sotto. Perché io sono deciso tra la T sinistro e l'ED destro. E sceglierò quale dei due. Esterno destro. Ah, Gloom. Ah. Vai, la devo vincere. Puoi vincere. È il rigore decisivo. Attenzione, è il rigore decisivo. Che posizione c'hai rimasto? Terzino sinistro, terzino. Sì, terzino sinistro. Terzino sinistro e DC sinistro. C'ho il 50 e 50. 50. C'ho il 50. Beh, dai. Considerando che tu su attenzione. Una possibilità su 11 mi hai beccato Messi. TS. Puoi tenerti Verratti. Hai scelto TS, puoi cambiare ancora. No, TS. E infatti è lui! Otamendi. Ho vinto. Esatto. Ho vinto. E ora mi devi dire chi cazzo. Ciao, intanto salutiamo Otamendi. Ciao. Ora mi devi dire Verratti dove cazzo TS. Stava. Ma vaffanculo, pure Verratti stava. Dovevo TS, metterci non Messi, TS. Ho salvato il peggiore.
Vincitore morale, sconfitto come crediti, ma vincitore morale, ragazzi. Siamo riusciti a portarci a casa questa vittoria perdendo Messi. Però mi è rimasto l'Escott. Ah, ok. Comunque, ragazzi, siamo riusciti ad arrivare alla fine di questa Search and Destroy Challenge, come la vogliamo chiamare. Ho perso Messi, il grande sconfitto di questa giornata, purtroppo. L'ho pagato 4 milioni. E niente, ragazzi, ringraziamo il vostro caro Dexter. Ciao, per essere amici. Stato ospite oggi di nuovo sul mio canale. L'abbiamo battuto, ma abbiamo perso Messi. Quindi, ragazzi, lasciamo un like per Messi, che è andato perduto. È morto. È andato perduto. No, veramente, siete delle brutte persone se non lasciate like dopo questa mia grande sofferenza. Vabbè, ragazzi, per questo video, per oggi è tutto. Per questa discard challenge, per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento. State in saluta, bella. Ciao. Ti sto odiando come la morte. Impossibile. Parte in velocità. Faure, faure, faure. Cioè, io lo sto premendo il tasto, oddio, ve lo giuro. C'è lo scatto del cazzo di cespuglio.